Buonasera, abbiamo questa bellissima pallina con cui fare una bella lezione di Pilates con la softball. È una pallina che si può gonfiare e sgonfiare a nostro piacimento in base a quello che vogliamo farci. È utilissima anche come cuscino e come supporto a seconda di quello che vogliamo fare, degli esercizi che vogliamo fare. Io ho già pensato a una lezione che va a stimolare la nostra capacità di controllare l'equilibrio e nello stesso modo la stabilità e la forza. Quindi ci saranno delle parti che dove avremo veramente un po' queste piccole sfide dal punto di vista dell'equilibrio e poi altre che conosciamo benissimo come la tonificazione, il rafforzo degli addominali, mobilità della colonna, diciamo tutte quante riguardo, tutte quelle che sono le peculiarità e gli obiettivi della Pilates. Iniziamo con un semplice riscaldamento in piedi mantenendo la pallina. Ci posizioniamo, adesso io tolgo le calze per farvi vedere meglio i piedi. Ci posizioniamo con le gambe leggermente divaricate, larghe contro il bacino e pattole anche. La pallina la teniamo in mano, controlliamo sempre i nostri appoggi, allargando bene la pianta del piede e da questa posizione la nostra pallina la facciamo salire lungo il nostro torace, lo sterno, la facciamo arrivare alla gola. E poi espirando abbassiamo il mento, facciamo srotolare la pallina verso il basso, all'altezza della zona pubica. Inspirando facciamo salire la pallina, ci portiamo la palla sotto la linea del mento ed espirando srotoliamo un'altra volta abbassando il mento. Ancora una volta, inspirando facciamo salire e espirando scendiamo verso il basso. Ancora, inspirando saliamo e questa volta abbassiamo il mento, flettiamo leggermente le gambe e facciamo scendere la pallina un pochino più in basso, fin quasi ai piedi se ce la facciamo. E poi andando di nuovo a srotolare, scavando dall'addome, riportiamoci verso l'alto, espiro, abbasso il mento, scendo, arrotolo tutta la colonna, risalgo verso l'alto, riprendo la mia posizione sotto, facciamo un'ultima volta, espiro, avvolgo bene il movimento, srotolando vertebra per vertebra, e poi riprendo la posizione di apertura. Da qui sollevo le braccia verso il soffitto, espiro, scendo, premo leggermente la pallina, inspiro, risalgo, espiro, scendo, inspiro, risalgo, espiro, scendo. Accompagno il movimento sollevandomi anche in punta di piedi, inspirando su ed espirando giù, inspirando, espirando, inspirando. Leggera pressione sulla pallina con i palmi delle mani, eh? Ok, ancora, inspiro su, espiro giù, inspiro su ed espiro giù, lascia le braccia verso l'alto, apri le braccia inspirando, espira, ritorno. Fai una leggera flessione delle gambe, espirando ti porti su, inspirando, espirando, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, ancora per due, inspira, espira, inspira. Ed espira, riporti la pallina verso il basso, la riporti davanti a te e fai questo scambio andando ad inspirare bene, aprendo il torace, senti le scapole che si avvicinano l'una all'altra, ancora inspiri, espiri, mantieni la pallina sul braccio destro, inclinando il busto, ritorni al centro e ridai la pallina all'altra mano. Apri le braccia, inclini il busto, rientra al centro, scambi la palla. Apri le braccia, inclini il busto, rientri al centro, scambi la palla. Apri le braccia, inclini il busto, torni al centro, scambi la palla. Apri le braccia, inclini il busto, torni al centro, scambi la palla. Facciamolo l'ultima volta da questa parte. Rientriamo al centro, ridiamo la pallina alle mani. Facciamo scendere la pallina all'altezza delle ginocchia, quindi andiamo in flessione, portiamo bene il bacino dietro e la facciamo camminare sulle cosce come a massaggiare i muscoli anteriori, i quadricipiti. Ci portiamo nella posizione, manteniamo la pallina premuta, espirando arrotondiamo la colonna, inspiriamo il torace. Inspiro ed inspiro, andando a mobilizzare tutto il tratto dalla cima della testa fino alla punta del coccige, espirando ed inspirando, espirando. Manteniamo la posizione qua, allunghiamo leggermente le ginocchia e blocchiamo la pallina al centro delle gambe. Quindi tra questa posizione andiamo a sollevarci stringendo bene, abbassiamoci e spingiamo con i palmi delle mani dietro,
inspirandoci risolviamo verso l'alto e andando verso il basso. Continuiamo su questa dinamica, andando a schiacciare la pallina con entrambe le ginocchia, scendendo in basso, salendo in alto, manteniamo la posizione qua. Ruotiamo i palmi delle mani verso la terra e mantenendo qui la posizione andiamo a fare delle piccole spinte con le braccia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poi ci solleviamo in punta dei piedi. Lo rifacciamo ancora una volta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In punta dei piedi e saliamo su. Ci vediamo, stringiamo bene con le ginocchia. Ancora una volta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, solleviamoci bene in alto, lo facciamo un'ultima volta, restando bene in posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e solleviamoci su, ruotiamo le braccia e recuperiamo la pallina. Benissimo, adesso prendiamo la palla e la posizioniamo a terra, lateralmente sul piede sinistro. Manteniamo questa posizione, facciamo dei movimenti di l'allontaniamo un pochino, facciamo dei piccoli cerchi, facciamo un po' di mobilizzazione così dell'anca, poi giriamo anche al contrario, diciamo un po' di movimenti liberi dove andiamo a percepire proprio il movimento dell'anca separato, quindi siamo in equilibrio su una sola gamba. Adesso blocchiamo bene però l'appoggio, cercando di appoggiare bene la pianta del piede sulla pallina, mantenendo le anche allineate. E andiamo a fare dei piccoli piegamenti. Io vi consiglio di unire le braccia, scendere leggermente piano piano e poi schiacciare con dolcezza la pallina. Non premeteci troppo, io mi metto leggermente di lato per farvelo vedere meglio. E quindi piego e ritorno, fletto, estendo. Quindi se schiacciamo troppo la pallina ci fa perdere l'equilibrio, quindi dobbiamo avere anche un atteggiamento con un controllo, diciamo, attivo ma non esasperato. Manteniamo la posizione di spinta con la schiena ben aperta e andiamo a mobilizzare la gamba leggermente avanti e leggermente indietro, quindi mantenendo tutta la forza e il controllo sulla gamba opposta, mentre una si muove l'altra deve resistere e stare stabile e forte e l'altra si mobilizza. Continuo a fare questi piccoli movimenti in avanti e indietro, poi mi fermo al centro, faccio delle piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, attenzione, stabilito, appoggio bene, vado a staccare, qui abbiamo detto la gamba destra sulla palla, la sinistra a terra, cerco di staccare il tallone del piede sinistro, quindi sono in bilico completamente, cerco di controllare bene la posizione, stabilizzo la forza nelle gambe, riprendo la posizione e risalgo su. Scivolo con le braccia giù verso il basso e vado adesso a provare, giusto per capire la sensazione, no? Provate a fare dei piccoli piegamenti senza avere la pallina sotto, vi accorgerete di sentire le gambe diverse. Adesso io mi organizzo con la gamba opposta, quindi mi giro e faccio questi piccoli movimenti avanti e indietro con l'altra gamba. Faccio anche dei piccoli movimenti circolari, quindi preparo e lubrifico un po' l'articolazione dell'anca. Poi a un certo punto mi fermo bene bene, appoggio bene il piede, pianta del piede, ed inizio a fare dei piccoli piegamenti, quindi flettendo, cercando di distribuire bene il peso del corpo da una gamba all'altra. Quindi cercate di non rovesciarvi solo da una parte, con entrambe le gambe che lavorano, quindi scendo, rientro, scendo, rientro, piego, rientro, piego, rientro. Ok, adesso mi fermo qua, bene, stabilizzo la forza e comincio a far oscillare la pallina avanti e indietro, non troppo grandi i movimenti, piccolini, percepite bene come la gamba, quella stabile, deve controllare il tutto per non cadere. Ok, continuo questa mobilità, poi mi fermo e faccio 8 piccole molleggi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Attivo bene gli appoggi, sia sulla palla che a terra. Il piede sinistro è quello sulla palla, la gamba destra è alla terra. Cerco di staccare il tallone della gamba destra e mantengo il tutto sotto controllo. Schiena lunga, posizione della colonna in neutro. Mantengo la forza e poi piano piano scendo dalla pallina e la recupero. La prendo e la metto in mezzo alle ginocchia. La sento bella forte.
Quindi schiaccio bene la posizione delle ginocchia, attivo e scendo in piegamento. Con calma, scendo, risalgo. E cerco di andare un pochino più profondo, quindi cerco di fare un piegamento un pochino più verso il basso, naturalmente in base alle vostre ginocchia. Poi mi fermo in posizione, appoggio quindi il carico del mio corpo tutto sulla gamba destra, stacco leggermente da terra il piede sinistro, eseguo delle piccole pressioni, schiacciando con la gamba, se mi serve riappoggio il piede alla terra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno al centro, salgo con le braccia, le porto su, scendo verso il basso, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, attenzione, ritorno verso il basso e attivo bene gli appoggi, vado a stabilizzare bene la gamba sinistra, stacco leggermente il piede sinistro da terra ed eseguo delle pressioni, 8 piccole pressioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, di nuovo salgo su, inspiro su, espiro giù, se volete fate dei grandi movimenti con le braccia così andate anche ad aumentare il movimento facendo salire la vostra, il vostro battito cardiaco, il sistema cardiovascolare che lavora di più. Ok, ci fermiamo e andiamo a prendere la palla adesso con entrambe le mani e ci posizioniamo sempre stabilmente alla terra, solleviamo le braccia. Da questa posizione ci concentriamo sul movimento della gamba sinistra, inspiriamo e poi espirando è come se la portassimo sopra e la riprendiamo qua. E quindi espiriamo ed inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, riappoggiate il piede alla terra per adesso, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, senza piegare la schiena, state dritti con la schiena, muovete le braccia, muovete la gamba, a un certo punto andiamo e ci fermiamo, appoggiamo, qui abbiamo la gamba sinistra, apriamo l'altro braccio, mi metto qua di fronte e vado a creare questi movimenti di intra ed extra rotazione all'interno, posso anche spostare leggermente la gamba in dentro e in fuori. Quando la palla va in dentro, la gamba va in fuori. Qui dentro e fuori, dentro, qui è proprio una posizione di equilibrio, come potete capire, una gamba è staccata completamente da terra. Se avete bisogno, appoggiatevi a una parete, appoggiatevi a un muro, qualche cosa che vi permetta di gestire il movimento. Lo facciamo ancora per due volte e manteniamo qua la posizione. Potete appoggiare la stessa gamba che stava facendo l'esercizio alla terra. Prendete la pallina, la portate dietro la colonna, okay, all'altezza dei glutei, e sollevate la vostra gamba. Quando andate a spingere, stendete la gamba in avanti, la riportate in flessione, e da qui, se ce la fate, vi portate in avanti, ad allungare bene, e poi ritornate con la pallina dietro la schiena. Espiro, inspiro, e mi riallungo. Rientro in posizione, stendo la gamba, fletto la gamba, mi allungo, rientro in posizione, stendo la gamba, fletto la gamba, mi allungo, torno in posizione, stendo la gamba, fletto la gamba, mi allungo e torno in posizione. Solo quattro. Qui la stessa gamba che sto levata si appoggia alla terra, quindi ci mettiamo in una bella posizione di affondo, stabile. Portiamo le braccia in alto e andiamo a portare al cuore la pallina e rientriamo. Quindi schiaccio, rientro, spingo e rientro, scendo, rientro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ancora per due, inspiro, espiro e mantengo la mia posizione qua. Io mi rigiro a fronte a voi, mobilizzo le gambe a destra e a sinistra e oscillo da un punto all'altro. Posso anche aprire il braccio e cambiare braccio, quindi spalanco e ritorno, apro e chiudo, apro e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro e mi porto al centro. Chiudo le gambe per eseguire adesso il movimento dalla parte opposta. Quindi già mi giro di qua, così possiamo capire meglio determinate dinamiche.
porto le braccia verso l'alto, espiro ed inspiro. Quindi adesso abbiamo cambiato gamba, rifacciamo quello di prima, eh? Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, sa, rientra, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, e cerca di mantenere l'equilibrio, ok? Apri il braccio opposto e come abbiamo fatto prima, ok? Andiamo, scusate, adesso ho sbagliato il braccio, andiamo ad intrarotare, extrarotare, stesso braccio, stessa gamba, eh? Quindi vado in dentro, in fuori, in dentro, in fuori, in dentro, in fuori, in dentro, in fuori, dentro, forse ancora un paio, coraggio, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, l'ultima volta, dentro e fuori. Riappoggiamo un attimo le mani, mi metto di lato, prendo la pallina, la metto dietro, l'altezza della zona sacrale, apro le spalle, avvicino le scapole, preparo la gamba, mentre spingo verso il basso, schiaccio, stendo la gamba, la porto nuovamente in flessione e mi allungo in avanti. Rientro nella posizione, stendo, fletto, allungo avanti, ancora indietro, vado, stendo, fletto, allungo avanti, torno in posizione, stendo, fletto, allungo ed ancora ritorno, stendo, fletto, allungo e ritorno, stendo, fletto, allungo e questo era l'ultimo e ritorno. Da qui apro grande, posizione di affondo stabile, sollevo le braccia verso l'alto, stabilizzo bene la posizione dei piedi e delle gambe, scendo in affondo, chiudo e mi riporto verso l'alto, mi schiaccio e risalgo, premo e risalgo, scendo, salgo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, faccio ancora due, inspiro, faccio l'ultima, ok, da qua, ok, mantengo la mia posizione e poi torno al centro, ruoto le gambe, ruoto il corpo verso di voi, mobilizzo la schiena, le gambe in oscillazione laterale e anche qua posso aprire e chiudere le braccia, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro, resto nella posizione attiva, controllo l'allineamento delle gambe, porto il corpo veramente proprio in piegamento, schiaccio e ritorno. Sto al centro adesso, eh? Ok? Quindi premo, torno, schiaccio con la pallina, con i palmi delle mani, bene, attivando così anche i pettorali. Mantengo la mia posizione di stabilità e vado a espirare, ruota a sinistra, inspirare, torno al centro, espirare a destra, inspirare al centro. Eseguo una torsione dolce, mantenendo la palla al centro, eh? Inspira, soffia, inspira, soffia. Piano piano rilassa le braccia, chiudi le gambe e ti porti ora in posizione, praticamente, che succede? Che ti vai a sistemare la pallina in mezzo alle gambe. Quindi continuiamo questo concetto, mi metto dalla parte opposta, questo concetto di stabilità, forza ed equilibrio in posizione di coreopedia. Io comincio a mettere la pallina, così ce l'ho già pronta, poi piego le gambe e mi porto alla terra. Una volta alla terra, con calma, vado a stabilizzare tutti i punti di appoggio, le mani, naturalmente le ginocchia, scarico per adesso caviglie e piedi e utilizzo soltanto l'ascolto delle scapole e delle spalle, quindi lascio crollare il peso, poi spingo attivamente le braccia e sento come le scapole si mobilizzano, come il collo si incassa e si libera a seconda del movimento che facciamo. Quindi manteniamo il collo libero, una buona attivazione. Puntiamo anche i piedi alla terra, sentiamo bene gli appoggi, le ginocchia schiacciano e stringono bene la pallina. Inspiriamo, punta delle dita al suolo, espirando, attivo bene la posizione, stacco le ginocchia da terra, sollevando anche la pallina, rientro nella posizione iniziale.
Alla prossima volta, quando staccherò la pallina, eseguo quattro pressioni, quindi mi porto su 1, 2, 3, 4 e poi mi metto nella posizione del cane a testa in giù, espirando. Rientro nella posizione di quadrupedia, possibilmente senza appoggiare, se ce la fate, altrimenti poggiate tranquillamente. Schiaccio 1, 2, 3, 4, espiro, cane a testa in giù. Inspiro, mi riporto in posizione, sono 1, 2, 3, 4, espiro, cane a testa in giù. E faccio un'ultima volta, rientro nella posizione, allungo bene, 1, 2, 3 e 4, espiro, cane a testa in giù. Rientro piano piano nella posizione, mi appoggio a terra. Scarico e lascio andare, allungo le braccia bene, mi appoggio sulla pallina, ok? Vado a srotolare la colonna e recupero la palla. La metto sotto, la metto qua di lato così la vedete. Praticamente la blocco un po' tra i talloni, mantengo la mia posizione e sono seduta sulla palla. Una volta che ho la percezione bene dell'appoggio, mantengo la colonna più dritta possibile, mani sulle cosce e vado a mobilizzare tutto il bacino e le scavando dall'addome, fuori l'aria, mani sulle cosce. E quindi arrotondo, rientro, quindi scavo dall'addome, inspiro, mi allungo, mobilizzo la schiena, ora espira, inspira, espira. Riportandomi adesso in posizione, dopo aver riposato un po' con le mani, vado a creare un'altra dinamica. Prendo la pallina, mi metto in quadrupedia e appoggio. Infilo praticamente sotto il ginocchio destro la pallina e sono in quadrupedia. Da questa posizione stabilizzo in equilibrio anche l'altro ginocchio che si stacca, quindi mantengo la gamba destra in appoggio, stacco anche il ginocchio sinistro e da qui vado a stendere la gamba verso l'alto, mantenendo su, io vado a flettere e a stendere la gamba, mentre l'altra pallina, l'altro ginocchio appoggiato sulla palla. Quindi fletto e estendo, espiro e inspiro, mantengo lo sguardo, il collo lungo, senza guardare, che avete capito, non guardate più sotto, espira, inspira, quindi fletti e estendi, fletti e estendi, fletti e estendi, fletti, stendi, fletti, mantieni la gamba sinistra stesa con la punta attiva, stacca anche il piede che sta sulla pallina, quindi ti mantieni in equilibrio sulle due gambe e se ce la fai, quando sei pronto, prova a togliere il braccio di qualche centimetro, ma di qualche centimetro tocchi, che è proprio solo di terra, ok? E poi poggi il piede e ti rendi conto di quanto l'equilibrio è stabile, quindi io se sto con il piede in appoggio posso anche poggiare e staccare il braccio. Ma se tolgo la punta del piede dal pavimento, perdo tutta la struttura di stabilità. Recupero la pallina qua davanti e vado, come dico io, a fare la pizza, ok? Come se stessimo lavando un impasto, mi scivolo verso il basso e quindi espiro, inspiro, 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 inspiro. Lo faccio ancora una volta, mi allungo bene e resto un attimo qua, stiracchiando un pochino. Riavvolgo il movimento, fate andare sul braccio destro in fuori e lontano, col palmo della mano sulla palla, rientrate nella posizione, datelo alla mano sinistra e gli date una leggera diagonale e poi ritornate al centro e cambiamo gamba. Quindi adesso io metto la palla sotto il ginocchio sinistro, mi ritrovo bene. Tutti i controlli della posizione di quadrupedia, attivo bene gli appoggi alle mani, attivo le scapole, il collo lungo, punto le dita dei piedi alla terra, stacco in questo caso la mia gamba destra e la porto lontano in allungamento. Una volta stesa bene, col ginocchio in allineamento con il resto del corpo, vado a flettere il tallone, lo porto al gluteo e la punta si allontana. Quindi espirando tallone, inspirando punta, fletto, estendo la gamba, fletto, estendo, mantengo il controllo su tutti gli altri appoggi, la pallina sotto naturalmente mi dà delle difficoltà, fletto,
estendo, letto, estendo, letto, stendo, letto, stendo, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. La gamba resta stesa, quindi io provo a staccare le dita del piede sinistro dove c'è la pallina, ok? Quindi attivo bene gli appoggi e provo a staccare di qualche centimetro la mano, vedete cosa è successo? Sono scivolata subito e quindi potete capire che l'appoggio delle braccia in questo esercizio è ben fondamentale. Quindi scivoliamo piano piano, di nuovo in avanti e indietro, andiamo a scaricare. Espiriamo. Inspirando, riavvolgiamo il movimento e adesso procediamo su un'altra dinamica. Prendiamo la pallina, ci sediamo, spostiamo le gambe in avanti in modo da recuperare un bel po' di tappetino e la pallina la dobbiamo infilare posteriormente all'altezza della zona sacrale. Teniamo le gambe flesse, mantenendo la posizione qua. Potete lasciare le mani sotto l'incavo delle ginocchia, inspiratevi, allungate ed espirando, scavate dall'addome. E vi lasciate andare sulla palla. Adesso le braccia potete portarle in inspirazione, vi sollevate, espirando, scivolate giù. Lasciatevi andare sulla palla, espirando fuori l'aria, inspirando, andando a risalire, espirando fuori l'aria. Inspirando risalgo, espirando scendo, inspiro salgo, espiro scendo, inspiro salgo, espiro scendo. Dalla posizione media, né troppo sdraiata né troppo verso il basso, mantengo le braccia rotonde, come se avessi la fitball in mano qua. E inspirando mi preparo, espirando apro un braccio, guardo lateralmente, sfioro la terra. E poi riporto nella posizione in salita. Vado dall'altra parte, apro lateralmente e rientro. Inspiro, mi apro, espiro, mi salgo. Inspiro, mi apro, espiro, mi salgo. Inspiro, apro, espiro, salgo. Inspiro, apro, espiro, salgo. Inspiro, apro, espiro. L'ultima volta. Inspiro, apro. Espiro, salgo. Da questa posizione seduta andate a togliere la pallina da lì, la posizionate al centro delle scapole e risulterà essere quasi come una sorta di cuscino centrale delle scapole. Sorreggete il peso del capo, se volete sollevate un po' i capelli, se li avete lunghi, e andate proprio a strusciarvi, diciamo come se avessimo prurito. Al centro delle scapole facciamo oscillare la pallina a destra e a sinistra, sicuramente si sposta e poi la rimettiamo a posto. Ok, ci riprendiamo alla nostra posizione, la risistemiamo bene. Una volta che è organizzata qua, sorreggiamo bene il peso del capo, le gambe sono divaricate per gli appoggi e quindi sono forti alla terra. Fate scivolare un po' la coda in modo da appoggiare la parte sacrale, ok? E inspirando cercate di aprire il torace, andate per step, non tutte in una volta, espirando fuori l'aria. Man mano che andate indietro, andate sempre un pochino più in giù, un pochino più in giù, un pochino più in basso, un pochino più verso la terra e poi espirando scavate dall'addome e ritornate. E lo facciamo ancora. Inspirando andiamo indietro, espirando saliamo su. Se ce la fate andate fino a terra, se è possibile. Altrimenti non importa, espirando, inspiro, apro bene il petto e il torace, espiro, salgo, inspiro, vado dietro, espiro fuori l'aria, ancora vado bene dietro, espiro fuori l'aria, ancora due volte, inspiro, vado dietro, espiro fuori l'aria, inspiro, vado dietro ed espiro. Da questa posizione andate a sostenere il peso del capo con la mano destra, il braccio sinistro alla terra, flettiamo in accavallamento la gamba sinistra sulla destra. Quindi io ho il gomito destro aperto, espiro verso il ginocchio, inspiro, mi apro quanto posso. Fuori l'aria, vado verso il ginocchio, inspirando, apro,
curvare, c'è una sorta di torsione, di apertura di un lato del vostro corpo, soprattutto per quanto riguarda la parte costale, in questo caso destra, e la parte anteriore del petto di destra. Inspiro, espiro, chiudo, inspiro, apro. Tornate indietro quanto è possibile, che non vi dia fastidio, quindi apritevi leggermente di lato, inspiro, apro, espiro, chiudo, inspiro, apro, espiro, chiudo, inspiro, apro, ed espiro l'ultima volta, inspiro, apro, ed espiro. Rientrando nella posizione iniziale, vado a ritrovare gli equilibri, cambio braccio, cambio gamba, lo faccio dall'altro lato. Adesso lo vedete su questa dimensione, di nuovo. Andando ad espirare andrò in chiusura, portando gomito e ginocchio a contatto, inspirando apro, quanto posso vado dietro, fuori l'aria, inspiro apro, fuori l'aria chiudo, inspiro apro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, sta la vostra schiena, quanto riuscite a scivolare indietro, quanto riuscite ad aprire il petto, allora andate a farlo, ma non forzate. Inspirando, espirando, inspiro, espiro, inspiro, espiro, un'ultima volta e da qui ripesco bene l'appoggio della testa, quindi riporto i piedi alla terra e vado a posizionarmi, se ho bisogno naturalmente organizzate anche la pallina sotto la zona scapolare, sorreggete il peso del capo e tirate su le gambe a 90 gradi. Attivando bene questa posizione, andando, espiro, abbasso l'alluce, inspiro, torno. Immaginate proprio le vostre dita come delle leve attive, che vogliono raggiungere un obiettivo, espiro, inspiro, espiro, è proprio il dito che cerca, non il piede, il dito, facciamo nascere il movimento dall'anca, e ancora, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, continuando a stare qua, single leg stretch, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, faccio gli ultimi due, inspiro, inspiro, soffio e sto, recupero le gambe, salgo in alto e attenzione, riporto la mia posizione seduta. Da qua vado a mettere la pallina adesso un pochino più comoda, scivolo giù, le gambe sono stese, sorreggete il peso del capo e da qui piegatene una e lasciate andare completamente il vostro busto dietro. Se ce la fate, togliete le braccia e lasciate andare tutto in fondo, anche le braccia, oppure le spalancate di lato, non lo so, dipende da come state con le spalle. Quindi se avete difficoltà a tenerle in fondo, non vi preoccupate, apritele fuori, ok? Poi andate ad aprire anche l'altra, quindi invertite l'appoggio della gamba e mantenete sempre la pallina al centro delle scapole, più provate ad andare completamente in allungamento. Piano piano appoggiate i piedi, recuperate la posizione, vi sollevate, vi girate, adesso con calma, e vi andate a sistemare in ginocchio. Ok. Side kneeling, ok, in ginocchio andiamo ad aprire, in questo caso, la nostra gamba sinistra bene in fuori, controlliamo l'allineamento di ginocchia anche, prendiamo la pallina con la stessa mano destra e le braccia sono bene in apertura. Da questa posizione andiamo a inspirare e poi espirando appoggiamo la pallina sulla coscia senza esasperare la pressione, andiamo ad inclinare il busto dalla parte opposta. Quindi inspirando scivoliamo verso la terra, espirando andiamo ad inclinare. Inspirando andiamo alla terra, espirando inclino, inspiro alla terra,
Espirando in clean. Ancora. Inspiro giù. Espirando. Inspiro in alto. Espiro di lato. Inspiro in alto. Espiro di lato. Lo faccio un'ultima volta. Inspiro in alto in questo modo. Espiro in alto. Poi piano piano mi porto al suolo e avvicino. Ok, vado a camminare un po' con la mano in avanti. Quindi la gamba lontana si riallinea, osso pubblico viene in avanti, braccia in asse, espirando passo nello spazio, inspirando mi riporto verso l'alto e guardo anche dietro. Espirando passa la palla all'interno, inspirando sale su, espirando dentro, inspirando risalgo, spalanco, fuori l'aria all'interno. Inspirando, guardate il percorso della pallina, quindi cercate di seguirla con gli occhi, riportatevi bene in alto, espirando, ruoto, inspirando, salgo, lo faccio ancora due, espirando, ruoto, inspirando, salgo, l'ultima volta, espirando, ruoto, inspirando, salgo. Da questa posizione scivolo e vado in ginocchio, ok? E vado a mettere la pallina, l'abbiamo fatto precedentemente. Mettetela sotto, lasciatela qua, appoggiatevi bene e dalla posizione seduta andiamo a sollevarci bene verso l'alto, espansione toracica. Portiamo le braccia dietro e portiamoci le mani alla testa dei glutei. Apriamo le scapole, spingiamo dietro. Rientriamo nella posizione seduta e di nuovo andiamo a sollevarci in alto, portiamo le mani dietro, apriamo il bacino, le anche le spalle, il petto e ritorniamo a salirci l'ultima volta, inspiro, sollevo, ruoto le braccia, metto le mani nella zona lombo sacrale, apro il petto, apro le spalle, mi siedo. Ok, e lasciamo andare il peso completamente giù. Sdoppio la colonna, mi sollevo e adesso, naturalmente, se prima abbiamo fatto il lato destro, adesso facciamo il lato opposto. Quindi ci sistemiamo sempre l'osso pubblico in allineamento, cresta iliaca, la pallina, stessa gamba, della stessa gamba tesa, in questo caso qui, apriamo le braccia e andiamo a inspirare e ad espirare. Inspirare, ci allunghiamo su. Espirando, rotondo il movimento, inspirando mi allungo, espirando, inspirando mi allungo, espiro, inspiro mi allungo, espiro, inspiro allungo, espiro ed ancora, inspiro allungo, espiro, ne faccio ancora due, inspiro allungo. Espiro l'ultima volta, inspiro a lungo, espiro. Da qua mi porto alla terra, avanzo un pochino, questo significa che la mia gamba si trascina verso di me, le braccia sono in allineamento dalla mano di sopra alla mano di terra. Inspiro prendendo il movimento, fuori l'aria passo all'interno. Inspiro, mi apro, spalanco bene il braccio, guardo, vado dietro. Fuori l'aria, ruoto, inspiro, apro, fuori l'aria all'interno, inspiro, apro, fuori l'aria all'interno, inspiro, mi apro, fuori l'aria, inspiro, apro, fuori l'aria, inspiro, apro, fuori l'aria, inspiro, apro, fuori l'aria. Lo facciamo un'ultima volta, fuori l'aria. Inspiro, apro e da qua piano piano recuperiamo il peso, ok? Ci portiamo questa volta in ginocchio e andremo a lavorare in posizione prona. La prima parte la facciamo con la palla al centro dello sterno, mettendoci a pancia in giù, dove servirà proprio per creare questa connessione diretta con la parte centrale dello sterno e posteriormente con la parte centrale delle scapole. Quindi adesso io mi porto giù. Vado a sentire
Bene, anche l'appoggio per adesso delle braccia e delle scapole. Allargo bene le gambe, mobilizzo il bacino. Sento bene il collo del piede bello lungo, attivo la posizione dei gomiti alla terra, vedete che mi permette di salire, poi lascio andare, niente più appoggio sui gomiti, proprio scarico il corpo alla terra. Inspiro, attivo, come spingo, le scapole si allargano, come mi lascio andare, le scapole si avvicinano. Quindi inspiro ed espiro, quindi questo gioco di appoggio e di molleggio sulla pallina. A un certo punto tengo una posizione media, cioè non crollo completamente. Attivo, sento la posizione della palla che mi sostiene, appoggio bene sulla zona pubica, sollevo le braccia dalla terra. Mantenendo questa posizione, con il pollice verso l'alto, inspiro, distendo le braccia e con i pugni alla terra espiro e porto i gomiti bene indietro, quindi si avvicinano le scapole, soprattutto la punta bassa delle scapole. Inspirando, distendo le braccia, espirando, avvicino, inspirando, allungo, la palla mi sostiene. Ancora, inspiro a lungo, espiro, rientro, inspiro a lungo, espiro, rientro, inspiro a lungo, espiro, rientro. Vado per un'ultima volta ad allungare le braccia, poi spalanco in fuori e come se avessi delle ali, faccio dei piccoli movimenti, piccole pulsazioni. Sono qua, piccolo, piccolo, piccolo. Senti dietro che succede? Vai ancora a mantenere, ti fermi. Chiudi la tua posizione, spingi le dita delle mani verso i piedi e mandi le spalle lontano dalle orecchie, attivando bene la spinta delle braccia. Da qua rientra nella posizione iniziale, ti appoggi alla terra, metti le mani sotto la linea delle spalle, punti bene i piedi, stacchi e ti porti indietro. Lasciati andare bene in fondo e nuovamente vai ad eseguire il movimento di scarico. Non stringere troppo le ginocchia, lasciale comode. Non appiccicate, lascia che ci sia spazio, espirando e inspirando. Riappoggi il movimento e ti vai a sedere. Adesso andremo ad eseguire l'esercizio che conosciamo benissimo, ed è il ponte. Però, come ci organizziamo? Praticamente mettiamo la pallina in mezzo alle ginocchia, quindi attivando anche in questo caso anche i nostri adduttori. Prendiamo la pallina, la blocchiamo, la srotoliamo, snoccioliamo la colonna, possibilmente non mettete niente sotto la testa, andate a permettere alla vostra colonna di allinearsi dal sacro fino alla punta della cervicale, la testa, tutto quanto, appoggiamo bene i piedi e sentiamo la pressione. Facciamo un attimo di attivazioni bene schiacciando la pallina, quindi espirando ed inspirando, mantenendo una leggera attivazione ma senza schiacciare troppo. Apriamo le nostre braccia, inspiriamo e saliamo verso l'alto con il bacino che sale. Le ginocchia spingono lontano, si aprono le zone inguinali. Srotola la colonna piano piano, piano, vertebra dopo vertebra alla terra e andiamo verso il basso. Spingo bene i piedi, riappoggio il movimento. E srotolo la colonna riscendo verso il basso. Ed ancora, vado verso l'alto, spingo bene i piedi alla terra, mi spingo su, srotolo la colonna riscendo verso il basso. Di nuovo, attivo bene i piedi, spingo il bacino, salgo verso l'alto, srotolo la colonna riscendo. E attenzione adesso, perché andiamo sì verso l'alto. Però, una volta che abbiamo stabilizzato bene gli appoggi, sentiamo bene bene la gamba sinistra, destra, scusate, bene la terra, con la gamba sinistra, allunga. Mantenendo questa posizione, eseguo delle piccole pressioni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Torno giù, riappoggio, resto in alto. Stacco la gamba opposta, la allungo bene, ed eseguo delle piccole pressioni. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, rientro verso il basso, attivo bene i piedi alla terra e srotolo la colonna, riporto le ginocchia verso l'addome e le porto verso di me. Prendo la pallina da questa posizione qua, la recupero con entrambe le mani. Distendo bene le braccia, espirando, spalanco le gambe, parto al centro, inspirando, richiudo e riporto le braccia dietro. Espirando, spalanco le gambe,
Inspirando, torno al centro. Espirando, attivo. Inspirando al centro. Espiro, spingo. Inspiro al centro. Espiro, spingo. Inspiro al centro. Espiro. Inspiro, ne faccio ancora due. Espiro. Faccio l'ultimo e all'ultima posizione, che resto qua, faccio delle piccole pressioni sulla pallina. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rientro con la chiusura. Appoggio i piedi alla terra, riporto la pallina all'altezza dell'addome e andremo a chiudere la nostra lezione di oggi andando a posizionare per sfruttare meglio la, diciamo, la forma dell'oggetto, a scaricare le tensioni nella colonna. Quindi ci solleviamo con il bacino, come quando siamo messi nella posizione del ponte, ma ad appoggiare, appoggiamo bene tutta la zona sacrale sulla pallina. E una volta che siamo qua, le gambe sono leggermente divaricate, le braccia aperte, facciamo ondeggiare e dondolare il bacino a destra e a sinistra, come se lo stessimo cullando. Quindi andiamo proprio a massaggiarci queste strutture che poco fa erano appoggiate alla terra. Ci fermiamo nella posizione e andiamo ad eseguire dei movimenti di antiversione e retroversione. Quindi andiamo sempre con l'osso pubico che sale verso l'alto, scende verso il basso, andiamo a mobilizzare avanti e indietro e qui cerchiamo di creare dei cerchi. Non è che vengano tanto bene, ma proviamoci a mobilizzare il tutto e poi andiamo a crearli anche nella direzione opposta, quindi da una parte all'altra. Manteniamo tutto fermo così, andiamo a sollevare la gamba destra, cerchiamo di portarla al petto, dove senza tirare, diciamo ad avvicinarla verso il petto, e strisciamo tutta quanta la gamba sinistra, mantenendo così questa attivazione di apertura la piega addominale sinistra e sostenendo quindi la gamba destra al petto. Rilassa le spalle, rilassa il collo, senza forzare, cioè non devi tirare, è semplicemente un accompagnamento a far sì che non cada la gamba. Mantieni la lungo per darti un po' più di stabilità e poi recupera la gamba sinistra, la avvicini, poggi il piede destro a terra, avvicina la gamba sinistra all'addome, striscia tutta quanta la gamba destra, mantieni in scarico, rilassa il piede, rilassa la caviglia, tranquillamente così, poi recuperi anche la destra, se ti senti stabile prendi entrambe le ginocchia e avvicinale, la palla naturalmente si sposta, no? Quindi si sposta in fuori. Poi riappoggia il piede destro e il piede sinistro e vedi se da questa posizione riesci a stirare bene le gambe, comodamente ti si aprono bene le anche e tutta la zona addominale, poi vedi se riesci a portare le braccia indietro, sempre il range di movimento che tu vuoi. Quindi puoi anche cominciare da qua e poi vedere se riesci a spalancare bene. Puoi anche fare dei piccoli dondoli se ti va bene, se non è fastidioso per te. Fai un bel respiro. E poi recupera un piede alla volta. Braccia lungo i fianchi. Scivoli dalla pallina, tiri fuori e ti giri di lato. E con calma ti metti piano piano a sedere. Accompagnati, eh? Ok, una volta che sei qua, ti metti in ginocchio, puoi anche mettere la pallina come abbiamo fatto prima, sederti, volevo girarmi non so da quale parte, e mentre stai così, se per te è comodo naturalmente, se no tirati su, quello che riesci a gestire, rilassa le tue spalle, fai dei piccoli movimenti circolari, e poi dopo aver lavorato su questa mobilità circolare sollevi il braccio, in questo caso io sto prendendo il braccio destro e vado ad inclinare lateralmente. Rientro al centro, libero le braccia, vuoto le spalle ancora, una, due, tre.
tre volte, sollevo le braccia, ruoto il palmo della mano destra verso l'alto e inclino, leggera trazione, senza forzare. Rientro al centro, ruoto nuovamente, uno, due e tre, sollevo entrambe le braccia, inclino il capo da un lato, rilasso la spalla, torno al centro, ruoto ancora le spalle, sollevo le braccia, tutti e due, inclino il capo dalla parte opposta, centro, ancora un respiro, abbassi il mento, inspira, sali e da qua. Thank you so much. Grazie mille ragazzi, ci vediamo domani, che faccio lezione alle 17, troverete la lezione sempre registrata su YouTube, oppure ci vediamo giovedì alle 20, tutti i giorni lezione, ok? Grazie mille di tutto e a presto. Ah, domani è il mio compleanno, quindi se volete partecipare alla lezione in diretta offrirò una torta virtuale. Ciao ciao! Mi raccomando, vi aspetto!